già a Lecce. Sì, come mentalità, come atteggiamento è quello. Andiamo a giocarci una partita bella, importante, decisiva, perché ancora sappiamo di doverci conquistare questa salvezza, quindi l'atteggiamento deve essere quello, sapendo che andiamo ad affrontare una squadra che ha assolutamente bisogno di fare il risultato pieno, ha necessità di ripartire e allo stesso tempo troverà una squadra con grande cattiveria agonistica, perché dobbiamo principalmente mettere in campo quello. Quanto credi la possibilità di accedere alla Liga? Tanto, in questo momento ci siamo e dobbiamo essere bravi a restare aggrappati a quella posizione, senza fare calcoli, senza vedere chi affrontiamo, con la solita spensieratezza, col solito atteggiamento, quello che dicevo prima, e col desiderio veramente di prenderci questa salvezza e di aspirare a quello che è l'obiettivo poi successivo. Mister, ci faceva intendere anche dopo la partita con Matera che in queste ultime partite darà spazio a chi magari ha giocato meno, ma non ci sarà insomma una rivoluzione totale, ma sarà più o meno graduale l'inserimento di alcuni elementi che hanno avuto meno spazio. Sarà così anche già a Lecce o nelle ultime due gare? No, in questo momento, ripeto, abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere e poi dare spazio a chi si è meritato questo spazio, non certamente a chi ha bivacchiato ed è stato poco partecipe. Quindi i ragazzi sanno che devono meritarsi la pagnotta e quindi vedremo, insomma, già domani saremo in grande emergenza, soprattutto sul reparto offensivo. E quindi abbiamo lavorato ancora di più per cercare di trarre il meglio da questa partita. Ecco, dai, Cicerelli come stanno? Male tutti e due. Avvocati, però... Cicerelli sicuramente peggio. Deli si è allenato stamattina con la squadra dopo che è stato fermo o ha lavorato a parte per tutta la settimana. Li ringraziamo già perché sono stati in campo domenica scorsa nonostante fossero in precarie condizioni. Sono aggrappati e sanno che devono fare ancora 3 settimane di sacrificio, quindi li ringraziamo per questo, poi chiaramente cercheremo di mettere in campo chi ci darà il 100%. Settimana ha avuto modo di rimandarsi con Zapata, come avevi detto, per gettare già qualche idea per l'anno prossimo? No, perché il presidente è stato fuori, è stato a Firenze, sinceramente non ci siamo proprio incontrati, e avremo modo la settimana, non, forse fra 2 settimane, di poterci vedere. Mister, che tipo di vince si aspetta? È una corazzata. Davanti. L'andata comunque non è che abbia fatto chissà quanto paura, perché comunque è riuscito a pareggiare nel finale, la Pagliese fece una grandissima partita mettendo veramente alle volte la formazione di Braga. Sì, ma al di là di questo, insomma, sappiamo che hanno veramente una batteria di calciatori da fare invidia a qualsiasi squadra. È una squadra che ha fatto benissimo, secondo me, in questo campionato. Sta venendo meno un po' nelle ultime partite, dove ha perso qualche punto importante, però all'obiettivo avrà la cattiveria, avrà l'agonismo per cercare di trarre il massimo da questa partita. Noi dobbiamo fare altrettanto, anzi, con maggiore attenzione, con maggiore cattiveria, cercare di essere attenti e di fare la nostra partita, perché sicuramente ci concederanno spazio. Che cosa si porterà la Pagliese a Lecce dopo la vittoria sul Matera? Ancora la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Domenica scorsa ho detto dopo la partita, anzi sabato scorso, che abbiamo affrontato secondo me una delle migliori squadre, soffrendo in maniera terribile, perché il risultato chiaramente può ingannare. Ma allo stesso tempo abbiamo affrontato anche Lecce l'andata. Dobbiamo essere attenti domani per questa rabbia che avrà il Lecce, per cercare di fare punti, ma allo stesso tempo noi dobbiamo essere attenti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi stai facendo una riflessione sui punti raccolti dalla Paganese con le squadre di testa. Alla fine ha perso soltanto col Benevento all'andata e al ritorno, poi ha tolto punti a tutte. Anche a Lecce e Casertana, nonostante la fase finale del girone d'andata è stato forse il momento più basso, nel senso anche a livello di infortuni, di squalifiche, sempre con tante assenze. Cosa è mancato alla Paganese nel corso del campionato, a questo punto con le squadre di pari livello, di medio-bassa classifica, dove ha perso qualche punto che non andava perso?
è mancato secondo me nella quantità della rosa e nella qualità della rosa. Nei momenti cruciali, soprattutto sul finire del giro di andata, noi abbiamo avuto una serie di infortuni che ci hanno comunque messo KO e non abbiamo avuto la forza per venirne fuori. Quindi dobbiamo essere bravi l'anno prossimo a fare una rosa un po' più omogenea da un punto di vista proprio della competitività. Quindi sarà soltanto una questione praticamente numerica, non di mentalità. No, no, assolutamente numerica. E poi ci metterei in assoluto la partita di Matera, che è stata la peggiore, ma perché venivamo dalla partita in casa col Catanzaro, dove veramente abbiamo patito una settimana successiva a quella gara, dove veramente è stata difficile. Sì, sì, e poi addirittura l'abbiamo persa e successivamente siamo andati a Matera facendo secondo me la partita peggiore, perché ci portavamo ancora le score negative. Ecco, leggevo l'intervista di Mancini stamattina dove diceva: per alzare il livello della mia Inter abbiamo bisogno di due giocatori che a livello proprio di personalità e a livello di carattere ci facciano fare questo salto di qualità. Lo rigiro alla Paganese: noi abbiamo bisogno di qualche giocatore in più che ci faccia fare questo salto di qualità anche a livello caratteriale, di personalità. Mister, analizzando un po' il campionato, la Paganese mi mancano, se non 10, ma qualcosa di più di punti, a livello di punti. Ma adesso la Paganese ne ha 41, con 10 punti eravamo a 51 punti, eravamo in piedi con Sanremo. Andando ad analizzare certe partite, ad esempio la partita col Catanzaro era la partita da vincere, quindi erano tre punti persi. Quella con Lecce, sia l'andata che il ritorno, abbiamo perso 4 punti. No, il ritorno è... Parlavo pure col Benevento, la stessa cosa. Con il Foggia, mister, la partita a Foggia, ormai se dà il calcio di rigore all'ultimo secondo, era una partita che è vinta con merito. Anche perché la Paganese ha giocato bene, cioè, per cui dico, se eravamo un po' più fortunati, forse la sopra non eravamo già pronti per potercela giocare con tutti quanti. No, no, è indubbio che i ragazzi abbiano fatto un campionato buono, però ecco, se penso poi a quello che è stato detto, è anche vero che forse sabato col Matera non meritavamo forse questi tre punti, e quindi diciamo che la bilancia... Anche gli altri portieri hanno fatto parlare. No, io con equilibrio dico che insomma la squadra ha fatto un buon campionato, però è normale adesso che dobbiamo migliorarci se veramente vogliamo fare... un campionato buono che deve portarci innanzitutto a una salvezza tranquilla come primo obiettivo, però è anche giusto insomma alzare un po' l'asticella, e quindi bisogna fare veramente un lavoro importante nel momento in cui questo campionato decreterà la salvezza automatica della Paganese, cominciare già a lavorare per il futuro, perché dobbiamo essere bravi ad anticipare certe situazioni, ma la società lo sa benissimo. Mister, ce la riconferma. Un giocatore che comunque in questa finale di campionato ha alzato tantissimo il livello di rendimento, veramente un rendimento più che positivo. Ma no, il ragazzo ha fatto bene, l'ho detto anche sabato, però poi in certe situazioni, in certe dinamiche deve essere la società ad intervenire, sapendo quello che poi sarà il budget da spendere. È un giocatore che comunque ha fatto bene, però in certe situazioni, in certi anche discorsi economici, io preferisco non entrare. Per me il giocatore ha fatto bene, è un giocatore che ha trovato continuità, uno dei pochi che è arrivato a gennaio che ha trovato continuità, però poi bisogna fare tante altre valutazioni e questo aspetta poi alla società. Ieri hai saltato una differenza, saltato il suo lavoro proprio in virtù di questo diciamo aspetto. Ha detto che la Salonia mi ha chiesto determinate cose, io seguo la lettera. No, no, ma penso che ha esaltato il lavoro dei suoi compagni di squadra, sono loro i principali attori. E, poi come tutti i giocatori devono essere bravi a seguire quelle che sono le indicazioni dei propri allenatori, però principalmente il merito è dei ragazzi e della società che è stata molto vigile e attenta.